Ciao, sono Thea Crudi. Ti presento il mantra Om Mani Padme Hum. Puoi semplicemente ascoltarlo oppure ripeterlo con me. I mantra sono vibrazioni sonore che liberano la mente.
E sono le 23:42, allora questa dolcemente ipnotica voce di Thea Crudi ci accompagna proprio per collegarci con lei. Ciao Thea! Ciao caro, ciao, ciao Fabio. Ben trovata, scusaci per il ritardo. Allora, abbiamo ascoltato questo primo mantra, ne ascolteremo anche altri nel corso di questa chiacchierata e vediamo se è rimasto con noi. Sì, vedo che c'è sempre anche Paolo Franceschetti. Paolo, ci sei, no? Forse. Ciao, ciao Paolo. Allora, intanto ringraziamo anche Giorgio Cerquetti che ci ha permesso questa connessione, possiamo chiamarla energetica, e tu sei molto legata, no, credo, a Giorgio. Sì, sì, certo, per me Giorgio è un grande amico e anche il mio maestro in questa incarnazione, quindi sono molto, molto grata a Giorgio, sì. Allora, tu sei molto giovane, non si chiede l'età, però sei molto giovane. E quando ti sei avvicinata e perché? Che spinta hai sentito per avvicinarti ai mantra e quindi al suono come un qualcosa, insomma, di arricchente a livello spirituale? Allora, io sin da quando ero piccola ho sempre avuto una tendenza naturale verso la spiritualità. Poi col tempo, siccome io avevo sempre molto chiaro sin da bambina, ma parlo proprio di 1 o 2 anni, cioè ero veramente piccola, ma avevo le idee molto chiare, io volevo portare un messaggio di amore nel mondo attraverso la mia voce, attraverso il canto. È solo che poi con gli anni, durante l'adolescenza, eccetera, di questo messaggio di amore che io volevo portare si è spostato più sulle love songs, cioè nel senso che la società che avevo intorno mi proponeva quello, no? Come tipo di amore, quindi canzoni d'amore, e io mi sono molto dedicata al jazz, e quindi in maniera anche molto impegnata, ho fatto il conservatorio, ho fatto studi in varie parti del mondo e ho fatto anche tanta attività concertistica come jazzista. Poi è successo appunto il mio incontro con Giorgio Cerquetti nel 2011 più o meno, ed era un periodo della mia vita in cui stavo capendo che la vita che stavo conducendo, nonostante fosse molto soddisfacente perché ero giovanissima, ma ero già considerata una cantante jazz, insomma, una delle star del futuro, diciamo, e nonostante quello io non mi sentivo contenta e sentivo che la vita che stavo conducendo non mi dava veramente la gioia che pensavo di raggiungere raggiungendo certi obiettivi, no? Quindi ho iniziato a ritrovare quella bambina tanto spirituale che per tanti anni avevo accantonato, e grazie all'incontro con Giorgio ho capito definitivamente che la mia strada era sì la musica, sì l'amore, ma un amore spirituale, nel senso di riportare ognuno di noi attraverso la musica, attraverso
vibrazioni sonore positive alla percezione della propria vera natura che è eterna e quindi alla percezione che ognuno di noi è amore incondizionato quando vive in modo sciolto e naturale. E quindi da lì è iniziato tutta la mia riconnessione con una conoscenza eterna che avevo temporaneamente dimenticato. E quindi fin da bambina, diciamo, avevi percepito che nella tua voce c'era un qualcosa di particolare? Sì. Sì, è proprio ero già. Io avevo le idee chiarissime. Infatti, Michele, mio padre in questa vita, ed Eija, mia mamma, che è finlandese, lei, erano molto sorpresi dalla mia de determinazione. Tanto che in un primo periodo pensavano che il mio amore per la musica, siccome parlavo poco perché avendo 1 o 2 anni, pensavano che volessi ballare. Infatti mi portarono a fare danza. Poi alla fine capirono che era molto chiaro che la mia strada era quella di cantare, nonostante che nella mia famiglia non ci sono musicisti, ecco. Quindi è stata proprio una spinta innata, una spinta che viene da un programma, dalle vite precedenti, ecco. In famiglia c'era già qualcosa di spirituale o era un mondo sconosciuto? No, no, diciamo che l'unica, diciamo, mia mamma e mio papà non erano molto concentrati su questo tipo di argomenti, però effettivamente adesso che ci penso, nella mia famiglia come albero genealogico, la mia bisnonna e la mia nonna erano entrambe sensitive naturali e guaritrici, tanto che c'era una mia bisnonna che abitava in un paesino nella Romagna, nell'entroterra romagnolo, e si parla di tanti, tanti anni fa, e venivano persone fin da Bologna fino a questo paesino che era vicino a Cattolica, quindi c'è tanta strada, e nonostante all'epoca i mezzi di trasporto erano quello che erano, per venire a curarsi da questa mia bisnonna che si chiama Carolina, di cui io porto il nome. Quindi in qualche modo questa linea spirituale della Shakti, dell'energia femminile, era presente, c'erano dei segnali, però sono tutte cose che io ho capito successivamente rimettendo a posto il puzzle della mia vita, però in modo chiaro non era venuto fuori da subito, ecco, questa connessione. Tu sei stata anche in India, no? Quindi sei stata a contatto con i maestri spirituali dell'Himalaya. Sì, ho vissuto per un periodo con uno yogi malayano che si chiama Krishna Das e poi a Rishikesh, alle pendici dell'Himalaya, in questa terra molto speciale che è stata camminata, che è stata calpestata dai piedi di grandi santi, saggi, yogi e yogini che hanno portato e che portano tuttora la conoscenza. Sia attivamente, nel senso muovendosi poi nel mondo, ma anche rimanendo lì vicino alle porte dell'Himalaya, oppure anche più su, verso Gangotri, ancora più su, ci sono tanti yogi che stanno lì e mantengono il corpo in vita proprio per emanare vibrazioni di amore incondizionato e positive di ciò che è lo yoga veramente, per aiutare chi si vuole sintonizzare su quella frequenza a risvegliarsi, perché sono tutte vibrazioni che ognuno di noi emana, e più la forza mentale, il potere mentale è forte, più queste vibrazioni sono potenti. Quindi ho avuto la possibilità di vivere con persone speciali. Poi ho passato anche tanto tempo sull'isola di Java e anche lì è stato un bel flash. Ho vissuto con i maestri importanti di varie tradizioni, buddisti, animisti, anche musulmani, cioè ho veramente fatto tante esperienze con maestri straordinari che mi hanno insegnato proprio, hanno risvegliato in me la capacità di usare la voce in modo spirituale, quindi la voce come un portale per
riportare chi ti ascolta, ma anche io stessa che canto, a percepire la mia vera natura eterna, la mia vera natura multidimensionale che ognuno di noi è. Quindi la voce è un grande portale. Voce che soprattutto nel mondo occidentale, no, usiamo in modo decisamente inconsapevole, no? Sì, diciamo che adesso si sta muovendo molto l'informazione verso questo tipo di argomenti, però sì, fino a poco tempo fa erano semi sconosciuti. Invece in Oriente c'è una lunga tradizione, specialmente quella vedica, che poi ho avuto la fortuna di approfondire io stessa, che da migliaia di anni spiega il grande potere delle vibrazioni sonore e che con la nostra voce, e specialmente con l'organo lingua, creiamo la nostra realtà, pensieri, emozioni, parole, cibo e azioni, se ci pensi, passano tutte per la lingua e quindi usando bene, consapevolmente, spiritualmente la lingua possiamo creare dei grandi cambiamenti spirituali e nelle nostre cellule e quindi creare proprio una vita meravigliosa. Addirittura adesso in Occidente abbiamo la fortuna che la scienza si sta svegliando, si sta muovendo molto velocemente e infatti siamo, secondo i testi vedici, stiamo entrando nell'era tecnologica che in sanscrito si chiama Dvapara Yuga e ultimamente leggevo di ricerche fatte in Russia in cui si spiega benissimo che le parole che noi usiamo nella nostra quotidianità modificano il DNA, quindi sono informazioni importanti che l'antica filosofia indiana, i Veda, yoga, porta avanti e trasmette da migliaia di anni. Ecco, hai citato il sanscrito, i mantra che tu canti sono in sanscrito, quella che viene considerata, no, possiamo dire, la lingua primaria dell'uomo. Esatto. Ho fatto tante esperienze con lingue diverse. Quando vivevo a Java ho cantato vari mantra in varie tradizioni, dalla Mongolia al giavanese o ai mantra buddisti, eccetera. Però per mie esperienze, poi è confermato insomma da tanti studiosi, il sanscrito è proprio la lingua madre e i mantra cantati in sanscrito sono particolarmente potenti perché proprio si va ad attingere dall'origine sonora da cui la maggior parte delle lingue parlate sul pianeta Terra derivano. Il sanscrito ha dato origine ad almeno 172 lingue parlate sul pianeta Terra, confermate dagli studi scientifici, accademici e ufficiali. Poi in realtà è uno studio in continua progressione e quindi sicuramente verranno fuori ulteriori connessioni con tante altre lingue. Quindi molti, infatti, sanscritisti tagliano la testa, diciamo, al toro e dicono che il sanscrito è la lingua madre dell'umanità intera. Quindi è una lingua veramente che ha in sé frequenze potentissime, è come un olio essenziale, no? Quando tu metti l'olio essenziale, ha in sé l'essenza della pianta da cui è stato estratto. Se tu lo diluisci, sì, lo senti sempre l'odore dell'olio, però non è il concentrato. Il sanscrito è il concentrato sonoro più potente che ci sia e crea degli effetti su ogni mente umana, andando oltre tutto ciò che sono le barriere culturali, religiose e di educazione che una persona può aver ricevuto durante la vita, perché parlano a ciò che ognuno di noi è al di là del corpo, quindi allo spirito eterno che incarna il corpo, che ha preso quel corpo. Così a volte girovagando anche in rete si trovano magari dei mantra, magari c'è il testo, c'è la traduzione. In alcuni casi poi si accompagnano, no, una specie di indicazioni
in cui certi mantra, ad esempio, sono adatti magari in certe situazioni interiori, altri invece per altre situazioni. Ecco, ti chiedo se è fondata questa, diciamo, questa attitudine di alcuni mantra di essere più adatti magari a certi stati d'animo o magari a un periodo negativo che sta passando una persona, oppure diciamo è un suono universale e alla fine non c'è molta distinzione tra l'uno e l'altro. Allora, è un'ottima domanda e mi piace molto risponderti a questa domanda. I mantra, quello che fanno è connettere chi li recita, chi li ascolta, a una determinata energia cosmica. Quindi dire un mantra per, come dicevi tu prima, per uno stato d'animo è un po' riduttivo, ecco, cioè hanno un effetto molto più esteso del semplice cambio di stato d'animo. In generale tutti i mantra hanno una caratteristica: liberano la mente dalle negatività, quindi questo è un effetto che riscontri su tutti i mantra. Però ci sono delle differenze, certo, alcuni mantra ti contano con una particolare energia cosmica, con una particolare qualità di un livello di coscienza, una particolare, un particolare stato di coscienza. Però si parla di stati elevati spirituali che sono molto di più del semplice stato d'animo, quindi hanno un effetto molto più esteso di quanto uno possa immaginare. Faccio un esempio. Ci sono dei mantra che hanno la capacità di riequilibrare i due emisferi cerebrali. Ognuno di noi ha due emisferi, uno destro e uno sinistro. Quello destro è la nostra parte femminile, quindi le nostre emozioni, la parte creativa, visionaria, spirituale, intuitiva, e tutto emisfero destro, quindi la nostra parte femminile. E invece l'emisfero sinistro è la nostra parte maschile, i nostri pensieri, l'organizzazione, la volontà, la parte più calcolatrice che comunque ci vuole. Ecco, siccome i mantra ti connettono a delle energie cosmiche, come l'energia femminile o alcune qualità dell'energia femminile, e all'energia maschile o alcune qualità dell'energia maschile, dicendo determinati mantra riequilibri proprio i due emisferi cerebrali. Per esempio, uno famosissimo che ha questa funzione è il mantra Hare Krishna, che è molto conosciuto, oppure anche il mantra Om Mani Padme Hum, che è usato tantissimo anche dai tibetani, ma viene sempre comunque dalla tradizione vedica, dai Veda. E oppure un altro mantra che ha questa funzione è Om Namah Shiva Shakti Aum. Questi sono tutti mantra che riequilibrano maschile e femminile. Infatti proprio se uno analizza il mantra vengono chiamate queste energie. Ecco, citato la Hare Krishna, che è una bella sincronicità, perché alcune settimane fa credo un'ascoltatrice ci ha mandato il link a un video, tra l'altro poi sono andato a scoprire che era una versione presa da credo un album abbastanza raro della fine degli anni 90, quindi eravamo proprio nel boom della cosiddetta New Age, e questo album si chiamava Meditation Contemplation Samadhi, e piuttosto raro, e all'interno c'era una traccia di 20 minuti che si chiama Enjoying Krishna. È molto bella anche dal punto di vista della musicalità, e è un po' così che soprattutto in auto nelle ultime settimane, oltre a passarlo qualche volta qui in trasmissione, e sarà una coincidenza, però ho percepito subito che c'era qualcosa di particolare che sprigionava anche, e questa è una domanda che ti faccio, se oltre a allontanare le negatività può portare anche degli effetti diciamo concreti, nel senso verificare magari particolari eventi, situazioni, incontri di personaggi, perché io in certi casi ho notato questo. Poi non so se è una mia suggestione, se sono coincidenze, oppure se un mantra alla fine, con tutto quello che sprigiona, può portare anche a questo. Sì, può portare anche a questo, perché che cosa succede? Che la sequenza è questa,
E quando tu riequilibri i pensieri e le emozioni, quando tu ascolti, reciti mantra, quando sei in questo stato meditativo durante la recitazione dei mantra, crei degli effetti nel corpo. Gli studiosi scienziati hanno anche parlato molto bene di alcuni studi in cui si spiega proprio che attraverso la recitazione dei mantra il cervello manifesta le onde alfa, che sono le onde che praticamente rigenerano il corpo e creano delle reazioni biochimiche che vanno a rigenerare il corpo come se, e la mente, come se stessimo dormendo, cioè è uno stato veramente, è quello delle onde alfa molto speciale in cui a livello biochimico creiamo tutte le reazioni di endorfine, l'aumento della melatonina, di varie ormoni, molecole positive, che cosa portano? Portano a vivere in uno stato di pace mentale. Cosa crea la pace mentale? La sincronicità, perché quando vivi nella pace mentale sei in grado di captare, capire e diciamo rielaborare meglio i segnali che arrivano ogni giorno dalla realtà intorno a te, che sono le sincronicità, però la tua capacità di raccogliere questi segnali dipende dal tuo livello di coscienza. I mantra, stimolando queste reazioni biochimiche nel corpo e nel cervello, aiutano l'essere umano ad alzare il proprio livello di coscienza e quindi a essere in grado di percepire la realtà intorno a sé in un modo molto più profondo, molto più esteso, molto più espanso. E quindi la vita cambia completamente. Infatti, Patanjali spiega molto bene negli Yoga Sutra che la mente è come un mare. Finché il mare è agitato, è impossibile vedere i fondali. Quando il mare è calmo, invece, finalmente puoi immergerti, ma anche dall'alto vedere i fondali. Quindi, allo stesso modo, siccome la mente è come il mare, quando la mente è calma, possiamo veramente conoscere noi stessi. Possiamo veramente esplorare noi stessi e poi chi conosce se stesso conosce l'universo, perché in ognuno di noi c'è il potenziale universale, quindi è un ologramma, no? E in parte del tutto c'è il tutto a cui quella parte appartiene, quindi in ognuno di noi c'è il tutto a cui noi apparteniamo. Quindi i mantra stimolano tutta questa sequenza che cambia completamente la vita di chi lo capisce. Volevo chiedere a Paolo qual è l'effetto più particolare o l'episodio più particolare che positivo che associ magari ad un mantra che hai ascoltato da quando hai intrapreso poi il cammino spirituale che hai fatto anche di mantra, come più volte hai ricordato. C'è un mantra specifico o un episodio particolare? Beh, il mio mantra preferito, diciamo così, quello che recito sempre è il Nam Myoho Renge Kyo, che è il mantra della tradizione buddista che risale a Nichiren. Devo dire che quando ho scoperto la potenza dei mantra e la bellezza, no, di questo strumento, mi sono interessato un po' a tutti i mantra, quindi poi ho scoperto l'Om Mani Padme Hum, l'Om Namah Shivaya, il Gayatri Mantra, eccetera. Quindi come musica io durante il giorno sento quasi esclusivamente mantra o comunque canti anche sufi o ebraici, insomma comunque che sono tutti riconducibili a preghiera o mantra, per la maggior parte del tempo, insomma. E come episodio specifico, beh, ce ne avrei tanti in realtà che potrei raccontare, che molti sono veramente molto particolari, però alcuni magari sono un po' lunghi da raccontare, non vorrei prendere troppo tempo. Diciamo che l'effetto più importante che però ho notato della recitazione del mantra Nam Myoho Renge Kyo, ma
lo stesso effetto si ottiene anche con l'Om Mani Padme Hum e con altri, è la serenità interiore, cioè una sorta di centratura che mi faceva stare in una sorta di pace mentale per tutto il giorno. E mi rendeva anche insensibile agli eventi esterni peggiori, insomma, in certi casi ho affrontato con molta tranquillità delle situazioni che in altri momenti mi rendevo conto mi avrebbero creato magari ben altri atteggiamenti, e quella era stata sicuramente la cosa più importante. Ah, poi la regolarizzazione del sonno, dei ritmi di sonno-veglia. Io spesso soffrivo di insonnia negli anni precedenti, era un mio problema grosso, insomma, forse il più grosso. Da quando recito il mantra non ho mai più avuto problemi di insonnia. Io praticamente non solo dormo bene la notte, ma appena ho sonno dormo in qualunque situazione, su una sedia, in macchina, in autobus, praticamente ovunque, insomma. Bello questo, diciamo, questo effetto. Allora direi, Tea, di ascoltarci qualcos'altro. Volentieri. Come? Dico volentieri. Allora, mi aiuti nella pronuncia però. Govinda? Govinda Jaya. Ah, già, era facile, mi sono autolimitato, ma era, ci si poteva arrivare. Allora, c'è qualcosa che vuoi dire su questo mantra? E questo è un mantra che ha a che fare con l'energia di Krishna, questo maestro spirituale che più di 5.000 anni fa diede gli insegnamenti dello yoga ad Arjuna, che era un guerriero che doveva combattere per la battaglia di Kurukshetra, in cui si narra molto bene nel Mahabharata di tutto quello che successe, e nella Bhagavad Gita parla Krishna. Quindi chi vuole approfondire Krishna può leggere la Bhagavad Gita, e possibilmente una Bhagavad Gita in cui ci sono le parole di Krishna proprio senza vari commentari, ecco. E il mantra Govinda Jaya ha a che fare sempre con il riequilibrio dell'energia maschile e femminile, perché Govinda e Gopala sono qualità dell'energia maschile di Krishna, e invece Radha, che dopo c'è durante il mantra, è l'energia femminile, una manifestazione dell'energia femminile. E in più è considerato anche un mantra che aiuta a realizzare i buoni desideri, perché ti metti in uno stato, in un'attitudine positiva, per poter realizzare i tuoi buoni desideri. E allora sentiamo. Oh.
E allora, questa è davvero, insomma, un'estensione vocale incredibile. Non deve essere facile, oppure ti viene naturale arrivare anche a queste intensità? Ma a me mi viene spontaneo, quando canto i mantra entro in uno stato molto, molto meditativo, bello, in cui la mia voce viene spontaneo dare il meglio di sé, ecco, perché sono nella condizione migliore per offrire il meglio di me stessa. Ecco, indubbio che poi, perché ho sentito ad esempio anche di uno stesso mantra, no? Se ne trovano versioni molto diverse, sia diciamo nei vocalizzi, sia anche nella musica che li accompagna. Per me però è indubbio che certe atmosfere mi prendano più di altre, parlo anche a livello musicale. Quanto è importante la musica che poi accompagna il mantra? Beh, la cosa importante è che la musica non sovrasti il mantra, cioè che si senta bene l'agglomerato sonoro che forma il mantra, perché l'effetto, siccome i mantra sono composizioni di sillabe che creano effetti reali nella mente e di conseguenza nel corpo, che è specchio della mente, è importante che si senta bene il mantra e che sia pronunciato correttamente. Poi la melodia, l'arrangiamento, la musica, se può essere fatta nel modo in cui più ti piace, ecco. L'importante è che ci sia una cura nel far vibrare il mantra al meglio, ecco. Che reazioni, intanto arrivano dei commenti, favolosa e altri commenti, altri ascoltatori che si sono emozionati nel sentire queste cose di te che abbiamo appena sentito. Mi fa molto piacere. Anche a Hare noi. Che cosa. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna. Che cosa. Ci sono reazioni, ecco, una reazione o reazioni, commenti che ti hanno così aperto il cuore, che magari ti fanno, che tu fai anche delle esibizioni, no? Dal vivo anche. Sì, in generale, io veramente sono molto grata alle persone che incontro e che sto incontrando, perché sto avendo una risposta molto positiva in tutto quello che faccio, e quindi io ringrazio tantissimo tutti quelli che mi stanno aiutando, collaborando con me e sostenendo, e che vengono poi ai concerti e ai seminari, perché quello che faccio è proprio una. Per me è importantissimo diffondere i mantra in Italia, questo è il mio obiettivo, e voglio che più persone possibili li conoscano. E trovo una grande apertura, persone che si conoscono, che hanno dei momenti di grande intensità meditativa, che capiscono delle cose di loro stessi, che sentono i benefici, che iniziano a praticare i mantra, che iniziano a conoscere meglio che cos'è lo yoga come stile di vita, non solo come posizioni fisiche. E quindi sto avendo tante soddisfazioni, tanta felicità, e io faccio tutto con amore, quindi chi piglia piglia, vedo che però molti pigliano, e quindi mi fa molto piacere. Ultimamente una cosa che è successa, che proprio mi ha dato il flash, che mi ha fatto proprio emozionare anche a me, dato che me l'hai chiesto, più del solito, è che sono stata a un convegno medico ultimamente al Policlinico di Pavia. Mi ha invitato il dottor Corbellini, Claudio Corbellini, Che famoso fa acupuntore. l'agopuntura, l'abbiamo avuto ospite un paio d'anni fa. Il grande Claudio Corbellini mi ha invitata, e quindi ho avuto la possibilità di parlare, trasmettere la conoscenza dei mantra a questi medici che erano nel convegno, e che si sono dimostrati veramente molto aperti, che hanno veramente capito che sono un mezzo molto speciale, molto importante, con cui potersi curare. Tanto che alla fine del mio intervento io ho parlato dei mantra, ho parlato degli effetti e di come usarli nella propria quotidianità. Poi ho fatto, diciamo, una meditazione collettiva in cui cantavo i mantra, e alla fine hanno cantato anche loro, e l'emozione è stato vedere
a questi medici che cantavano Hare Krishna tutti insieme, è stato veramente un bel flash. In più alla fine è arrivato uno dei medici, è venuto proprio al microfono a ringraziarmi, ha detto grazie per averci curato. Quindi detto da un medico che di solito sono famosi per, diciamo, essere su un'altra linea, e magari più standard, cioè vedere questa apertura, questa ricezione mi ha dato veramente una grande emozione, perché ho capito che stavo facendo una cosa veramente importante, che è veramente stata recepita, e quindi è stato bellissimo, perché ho capito proprio che in Italia ci sono veramente tante persone speciali e c'è un risveglio spirituale in corso. Proprio io lo percepisco ogni giorno di più e sono molto felice di poter contribuire a velocizzarlo, ad aumentarlo, ad amplificarlo. Ci chiedono sul gruppo, è un tema che abbiamo affrontato anche con dei musicisti, anche Paolo ne aveva parlato spesso. La domanda è questa: il suono della tua voce è a 432 Hz? Allora, non è il suono Suono, della infatti. voce che è a 432 Hz, è l'accordatura degli strumenti che deve essere a 432 Hz se vuoi fare musica a 432 Hz. Il suono della voce, quando io ho fatto quel mantra che avete ascoltato, io ho ascoltato il mio intuito naturale, sono andata, diciamo, senza seguire un'accordatura, quindi è la mia. Nella mia spontaneità è venuto quel canto. E in generale, sì, io uso suoni a 432 Hz quando collaboro, per esempio, con Capitanata, con il quale ho fatto Rino Capitanata, famoso musicoterapista, compositore. Con lui ho fatto un CD che si chiama Mantra Yoga, che è disponibile online se volete acquistarlo. Posso dire anche il mio sito, dato che ci sono, www.teacrudi.com, tea col TH, mi potete scrivere, ve lo mando. E lì Rino usa sempre musica 432 Hz. In questo CD Mantra Yoga abbiamo chiaramente usato quella musica a questa accordatura, perché è un'accordatura. E poi adesso uscirà un nuovo disco che ho fatto con lui, che si chiama Guru Mantra, e che ho finito di incidere da poco, dovrebbe uscire nei primi giorni di aprile, e anche lì abbiamo usato sempre la musica 432 Hz. Io faccio anche molti concerti, cioè nei miei concerti io mi esibisco prevalentemente da sola, a volte accompagnata da qualche percussionista, e uso molto anche le campane tibetane, anzi quasi prevalentemente le campane tibetane. E quelle sono accordate ognuna a modo suo. Per esempio, io ho delle campane che emanano frequenze a 196 Hz, altre accordature ancora, quindi ognuna ha la sua frequenza. La cosa interessante è che molte di queste campane tibetane corrispondono a delle frequenze cosmiche, e quindi è interessante la risonanza. Per esempio, la Terra che gira intorno al Sole ha una frequenza, e ci sono alcune campane tibetane che anch'io ho, ma sono disponibili, cioè è una frequenza che si trova spesso e risuona con la Terra che gira intorno al Sole, che mi sembra che sia appunto 196 Hz, se non mi sbaglio. E quindi sì, ogni campana ha una sua accordatura, ecco. E dicevi prima che in questi seminari, no, magari racconti anche e spieghi come recitare i mantra. Ecco, c'è una, diciamo, calata nella realtà quotidiana di ognuno di noi, anche magari per quelle persone che hanno poco tempo. La bellezza del mantra è che alla fine lo puoi cantare magari in auto, oppure diciamo magari se lo fai in auto, comunque magari non conseguendo tra virgolette il rito della posizione del corpo, eccetera, ne esce sminuito, funziona lo stesso. E mi puoi ripetere la domanda? Sì, Non ho no, ti capito. chiedevo se il mantra può essere recitato
vista anche la mancanza di tempo spesso, no, nella quotidianità, nelle quotidianità di oggi, anche che ne so, in auto, comunque non nelle, magari con le posizioni del corpo tipiche dello yoga o comunque di queste discipline. Certo. Allora, la cosa importante quando si recitano i mantra è stare in una posizione comoda e, se possibile, stare con la schiena dritta. Però si può stare con la schiena dritta anche camminando, infatti, perché quando la schiena è dritta, i vortici energetici che sono presenti nel nostro corpo sono favoriti a un flusso energetico più fluido, no? Naturale. E quindi la schiena dritta è consigliata, tanto che alcuni maestri, quando gli allievi gli chiedono cosa devo fare per capire la conoscenza spirituale, tanti Naga Baba, questi Baba himalayani che stanno con le ceneri, nudi nella foresta, solo vestiti con le ceneri, si spalmano le ceneri sul corpo che sono antibatteriche, la vibhuti, e questi gli dicono stai con la schiena dritta e capirai tutto. Quindi la cosa importante è la schiena dritta, e io consiglio a molti che amano camminare, che è un'attività molto, molto benefica per il corpo e per la mente, quando cammini per esempio è un ottimo momento di dire i mantra. Quando sei a casa, se giri per casa, puoi dire i mantra girando per casa, oppure stando seduto in media, oppure se vuoi anche in posizione shavasana, stando steso. L'unica cosa che, stando steso, molti tendono un po' ad appisolarsi, ecco, quindi magari non tutti riescono a stare in quello stato di meditativo ma sveglio. Quindi io consiglio, camminando, secondo me, per chi non riesce a stare a gambe incrociate, è la soluzione migliore. Quando si guida, sì, lo puoi fare, magari quando sei in coda, quando sei in una strada particolarmente dritta, però se devi fare manovre con la macchina e dici mantra, magari non hai la concentrazione per stare sulle manovre che devi fare con la macchina, quindi è meglio scegliere momenti, ecco, in cui sei fermo, oppure su una strada particolarmente facile, tipo dritta, l'autostrada, quando è vuota, quando non c'è nessuno. Secondo te anche nella tradizione più occidentale, ad esempio cattolica, ci sono preghiere che assomigliano a un mantra? Qualcuno sostiene ad esempio che l'Ave Maria in fondo sia un mantra, si può fare una metafora, un'assimilazione? No. Perché i mantra non sono preghiere, le preghiere hanno un'altra funzione, le preghiere hanno proprio una funzione diversa. I mantra sono sillabe, agglomerati sonori che, se pronunciati correttamente, producono degli effetti sulla mente, quindi non hanno a fare con le preghiere, sono proprio vibrazioni sonore che liberano la mente, che hanno una funzione precisa e che non hanno a che fare con la preghiera, ecco. Quindi è un po' superficiale confondere le due cose, secondo me. È meglio chiamare le cose col proprio nome. C'è qualche appuntamento, diciamo, che ti vedrà protagonista nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se c'è qualcosa già che magari arrivano le persone magari a sentirti anche da vicino? Sì. Adesso, proprio a breve, nei prossimi giorni, sarò nelle Marche e farò un concerto il 18 di marzo, che sarebbe un venerdì 18 marzo, sarò ad Ascoli Piceno e farò un concerto alla Sala Docens in Piazza Roma, ed è a ingresso libero, quindi siete tutti invitati a partecipare. Poi sarò il 19 marzo, sempre nelle Marche, a San Benedetto del Tronto,
nell'auditorium comunale Tebaldini, sempre con un concerto gratuito organizzato dall'Associazione Teatro delle Foglie, che sono delle grandi anime, hanno reso possibile questi due eventi, entrambi patrocinati dai comuni sia di San Benedetto che di Ascoli Piceno, e entrambi saranno alle ore 20:30, e quindi siete tutti invitati a partecipare perché l'ingresso è libero, gratis. Poi il 20 marzo farò un seminario a Folignano, vicino Ascoli Piceno, e alle 15:30, è sempre organizzato dal Teatro delle Foglie, quindi se volete partecipare anche lì è possibile. E allora, amici delle Marche, delle regioni limitrofe, abbiamo dato insomma Esatto. dei bei appuntamenti. È arrivata una domanda in extremis: il tono della voce influisce sull'effetto del mantra? Ci chiede Emanuele. La cosa importante quando si recitano i mantra è avere una voce calma e tranquilla, perché quando la voce è calma e tranquilla penetra meglio nel subconscio. E infatti, anche quando si usano frasi per la riprogrammazione della mente, frasi che io consiglio molto, per esempio, Giorgio Cerquetti ha scritto un libro che si chiama Il potere della mente positiva, che ha tantissime frasi che aiutano a riprogrammare la mente. Anche queste frasi è bene dirle, è ottimo dirle con voce calma e tranquilla, perché vengono registrate meglio dal subconscio. Se uno urla quando magari è da solo, non ha, cioè, non vengono ben registrate. Invece, se l'attitudine giusta da avere è amorevole, aggraziata verso se stessi, perché in quel momento ti stai facendo del bene, un atto d'amore verso se stessi, recitare i mantra e vivere questa pratica, questa esperienza. Quindi è importante avere un'attitudine buona, un'attitudine positiva, gioiosa, e avendo un'attitudine amorevole, ti viene naturale di usare una voce soffice che ti avvolga, che ti fa stare bene, che una voce rotonda. Per me è questa la cosa importante. Mi è venuta in mente prima citavi Krishna, ma in alcuni mantra si richiamano anche altri personaggi di altre tradizioni che magari non conosciamo e quindi qualcuno dice no, ripetiamo diciamo automaticamente questi mantra senza magari conoscere quelle figure. È sempre però un discorso di suono, c'è cioè anche il nome di questi personaggi, il nome ha questa, emette queste vibrazioni particolari. Sì, io consiglio sempre di recitare dei mantra di cui sai il significato, cioè che sai che effetto danno, cioè se tu reciti un mantra che non sai che effetto crea, per me non conviene recitarlo, quindi è sempre meglio fare le cose in modo consapevole e intelligente, quindi scegliere di fare dei mantra di cui hai capito l'effetto e che quindi scegli consapevolmente per creare quell'effetto. Per esempio, ci sono tantissimi mantra dedicati a Shiva. Shiva è la trasformazione, che è un'energia cosmica presente ovunque, qui dove viviamo, nel mondo materiale, è tutto in continua trasformazione. Quindi Shiva, l'energia di Shiva, ci aiuta a gestire al meglio, in modo positivo e consapevole, ogni trasformazione della vita. Quindi quando recitiamo Om Namah Shivaya, andiamo ad attivare in noi, in ognuno di noi, la capacità spirituale di trasformare al meglio le cose che viviamo, tutte le che viviamo. Infatti Shiva è associato a una qualità particolare della materia che viene chiamato Tamaguna. Tamaguna sarebbe il buio, l'oscurità, perché Shiva cosa fa? Ti toglie dal buio, ti toglie dall'oscurità, ti toglie dall'indolenza, dalla pigrizia di stare sempre
nelle solite abitudini che poi porta la coscienza a rimanere annebbiata, non ricordarsi di essere coscienza eterna e consapevole, quindi a identificarsi con il corpo materiale e pensare di essere solo il corpo. Shiva ti aiuta a uscire dall'ignoranza, a uscire dal buio, a uscire dall'oscurità, ti aiuta a trasformarti positivamente. Questo verso la tua realizzazione spirituale, questo è un esempio. Quindi nel momento in cui tu sai questo, sai che quando reciti mantra dedicati a Shiva attivi in te una trasformazione spirituale consapevole che ti riporta a ripercepire la tua eterna natura spirituale. Quindi ognuno di noi è uno spirito eterno momentaneamente incarnato nella forma umana sul pianeta Terra. Ci è andata bene perché non tutti hanno questa fortuna di avere la forma umana, e la forma umana è una delle forme migliori per uscire dal samsara, cioè uscire dal ciclo ripetuto di nascite e morti. È una delle forme migliori per raggiungere la liberazione, che in sanscrito viene chiamata moksha. Attraverso i mantra possiamo anche ricordare le vite precedenti. Un'altra cosa che mi piacerebbe dire, per esempio, io stessa, grazie alla recitazione dei mantra, sono riuscita a ricordarmi meglio di me stessa e a ricordare meglio le mie vite precedenti. Quindi io consiglio a tutti, a chiunque abbia una mente umana, di usare i mantra, perché aiutano a riprendere te stesso totalmente. Allora, ascoltatore dice: anche le preghiere producono effetti sulla mente, dipende da ognuno di noi in quale misura, dipende in cosa crediamo, a proposito del potere della mente. E poi una domanda: che effetto si ha a recitare direttamente solo le vocali? Ogni vocale ha una funzione, ha una qualità e ha un effetto. Per esempio la A è una vocale di guarigione. Infatti quando ci facciamo male, quando capita che ti ferisci o che sbatti, dici "Ah!", perché subito il corpo ha la reazione di autoguarigione, quindi dice la vocale A. Oppure anche quando godi spesso dici "Ah!", perché stai bene, quindi è una vocale che stimola l'autoguarigione. La E invece è una vocale che stimola il benessere. Infatti in tante parole che hanno a che fare col positivo, tipo "come stai bene", oppure "yes" in inglese, c'è la vocale E. La E è proprio una vocale che tranquillizza, che fa stare in uno stato di serenità, di tranquillità, di rilassamento. La I invece è una vocale di profondità, cioè che dà profondità. Quindi quando, ritornando all'esempio di quando uno si fa male, se uno si fa molto male, spesso dice "ai", no? Perché c'è la I. Oppure quando devi chiamare uno che è lontano, spesso dice "ehi", perché la I è profonda, quindi va molto in profondità. La O invece è una vocale che crea ha l'effetto di meraviglia, quindi stimola proprio la meraviglia in ognuno di noi. La U invece è collegata al mistero. Ah, quindi ogni vocale ha, diciamo, un suo mondo. Sì. Tra l'altro io adesso, fra qualche settimana uscirà anche un altro mio nuovo CD sui chakra, in cui spiego anche questo, la funzione delle vocali, in cui ci sono delle meditazioni solo con le vocali. Interessante, interessante. Allora, è tornato un attimo Paolo. Paolo, vuoi chiedere qualcosa? Potrei chiedere a te qual è il mantra che preferisci in assoluto e quale consiglierebbe a qualcuno? Il mantra che preferisco, io amo molto, sono molto legata, diciamo, a Shiva e a Krishna, quindi queste due energie a me mi smuovono tanto. Quindi amo tantissimo il mantra Om Namah Shivaya, amo tantissimo il mantra
il Mahamrityunjaya Mantra, che è un altro mantra dedicato a Shiva, e poi Hare Krishna è un mantra che a me ha cambiato la vita e mi ha dato tantissimi effetti positivi, quindi è un altro mantra che consiglio e che io continuo a recitare sempre. Eh sì, appunto lo citavamo prima. Ti chiedo quest'ultima cosa, se non arrivano poi altri interventi. Intanto Simone scrive: gli psicologi della Gestalt hanno analizzato in profondità l'aspetto dei suoni nel linguaggio. Queste più che altro sono affermazioni. Ho notato, è ricaduto di nuovo, mi sa. Perché ogni tanto qui la connessione è un po' ballerina stasera per Paolo, che è in provincia di Napoli questa sera, si trova, ce ne vogliono, però succede questa sera. E ho notato che alcuni, ad esempio, non so se conosci un mantra che penso di sì, perché sei si chiama Ardas Bai. Sì. Sì, e ce n'è uno che avevamo trovato una versione molto particolare, e devo dire che ci si trova nel cantarlo, c'è un punto di intensità anche melodica che accompagna il mantra, che spinge la voce ad andare anche molto in alto, e cioè quasi ti trascina in un punto sempre più in alto. Ecco, ti chiedo se questo è un bene o non va forzata troppa questa intensità. Ma dipende dalla situazione anche che stai vivendo. Per esempio, ci sono tanti momenti in cui io faccio i concerti e si canta insieme con le persone che vengono al concerto, e si arrivano anche a dei momenti in cui spingiamo la voce in alto, sempre più in alto, però in quel momento viene facile a tutti perché si è in uno stato particolare. Quando sei a casa da solo magari non ti viene così spontaneo, quindi è più naturale avere un tono più basso. Dipende dalla situazione. Nei momenti di kirtan, di canto insieme, spesso si fanno cose o si cantano melodie più intense, perché essendo insieme tutto è amplificato. Volevo dire una cosa riguardo alla questione delle preghiere, perché c'era un commento. Ecco, allora, la cosa importante da capire è che il sanscrito è una lingua che ha a che fare, che va al di là della barriera culturale o della religione a cui la persona appartiene, cioè non ha a che fare con tutte queste, diciamo, dimensioni, va ancora oltre. Quindi per quello dico che il mantra in sanscrito ha un effetto su ogni mente umana, perché essendo la lingua da cui ogni lingua deriva, ogni cervello risponde, crea degli effetti su ogni mente. Questa è una cosa che è stata studiata da tantissimi scienziati. Se chi è interessato può andarsi a cercare delle cose, per esempio tantissimi, ci sono tante informazioni sulla Menninger Foundation, che per anni in America ha condotto degli studi grazie anche a degli yogi che si sono prestati, che hanno voluto dare un contributo a far studiare che effetto facevano su di loro i mantra, che effetto faceva sul loro cervello la meditazione, e si sono fatti studiare, quindi meditavano con tutte le varie, i vari fili degli scienziati che li studiavano, e hanno visto proprio che il mantra ha effetti su ogni mente umana. Anche se uno non capisce il significato, anche se uno ascolta un mantra e non lo dice, comunque ha un effetto, perché va a proprio in risonanza con una parte di noi che non è questo corpo, che è un qualcosa di più, che in italiano si può definire dicendo spirito eterno, in sanscrito lo chiamiamo Atman, cioè invece le preghiere, siccome sono in una lingua, o sono in italiano o sono in altre lingue, se uno non sa quella lingua non può capire il significato, quindi è proprio un'altra dimensione, un altro tipo
è un altro tipo di funzionalità. In più, le preghiere spesso sono invocazioni, mentre i mantra sono agglomerati sillabici che creano effetti sulla mente, che liberano la mente. Quindi è molto importante capire la differenza, cioè quando io dico pace in italiano, faccio un esempio, chi sa l'italiano capisce, chi non lo sa non lo capisce, quindi c'è una barriera linguistica, culturale. Quando tu canti o reciti mantra in sanscrito, questa barriera culturale non c'è perché sono suoni universali e se vogliamo definirli in un altro modo, in un modo ancora più preciso, possiamo definirli la manifestazione sonora di ogni realtà universale. Quindi è un qualcosa che va proprio oltre a tutto ciò che in Occidente, diciamo, conosciamo. Allora, ci dice un altro ascoltatore se conosci le ricerche di Demetrio Stratos. Sì, io conosco Demetrio Stratos, sì. Lui ha fatto delle ricerche sulla voce proprio, sì, sulla voce come strumento. Poi lui era un grande artista, ha fatto sperimentazioni vocali, certo, lo conosco. Ecco, dopo la recitazione, questa è una domanda che mi è venuta quando dicevi queste ultime cose anche sul raffronto con la preghiera. Dopo un mantra e l'effetto che ha, i pensieri che uno anche automaticamente fa dopo il mantra o i desideri o lo stesso pensiero positivo, o se invece una persona che tende al negativo, magari può incappare in pensieri negativi, dopo un mantra questi pensieri di qualunque polo siano ne escono potenziati nell'effetto? E dopo che dopo che si recitano i mantra, l'effetto, diciamo, è molto individuale, personale, quindi ognuno sperimenta il suo stato, ecco. Ma una cosa che posso dire che è comune a tutti è che nel momento in cui entri in armonia con il suono che stai recitando e sei concentrato su quello e ti immergi in quel suono, ci sono dei momenti in cui, specialmente verso la fine, in cui senti proprio che la mente è vuota, cioè che sei libero, che hai liberato la mente dalla negatività. Una cosa che io ho sperimentato e che vedo che a molte persone succede è che invece durante la recitazione possono venire in mente anche pensieri negativi, cose negative, perché stanno uscendo. È come la purga, cioè, per esempio, quando vuoi disintossicare il fegato o altre parti del corpo, c'è un momento che non è molto piacevole in cui stai evacuando, no? Quindi la roba negativa esce. Quindi quando la roba negativa esce, la vedi. E allo stesso modo, quando stai lavando la mente con i mantra, quando stai liberando la mente dalle negatività con i mantra, ci sono dei momenti in cui stai evacuando e vedi le cose negative che passano, però poi le hai evacuate e stai sempre meglio. Quindi è proprio molto simile alla depurazione del corpo, così è la depurazione della mente. Tea, io direi che per concludere, per salutarti, ci lasciamo con un, anche se lasciarsi è una parola che prendiamo magari da mondi che non, magari non ci appartengono, però mi è venuto, abbiamo da scegliere ancora uno tra due, no? Che avevamo preparato, quindi ci rimane o... cos'è questo? Kundala o l'altro che si Om Namo Babaji Namaha, scusa, Namaha. Namaha, ecco. Quale ci consigli per concludere? Uno è Kundala è dedicato a Shiva, sarebbe Om Namah Shivaya. Invece Om Namo Babaji Namaha è dedicato a Babaji, un grande maestro spirituale di cui Yogananda parla nel suo libro Autobiografia di uno yogi. Scegli tu, caro Fabio. E beh, è una bella.
No, stavo pensando un po' a tutte le cose. Oppure facciamo scegliere a Paolo, a un a un ascoltatore. ascoltatore, dai. Allora, vediamo il primo che ci sarà adesso qualche 40 secondi di 40 ritardo. secondi. Sai perché con internet, no? C'è 40 secondi circa di Beh, ritardo. così c'è un po' di interazione con questi Sì. ascoltatori così attenti che hanno fatto dei commenti così belli. Mi fa tanto piacere che ci sia tanto interesse su questi argomenti. Allora, ripiloghiamoli, quindi numero uno è, abbiamo detto, Kundala, Che Om Namah Shivaya. sarebbe Om Namah Shivaya, sì. E l'altro è Om Namo Babaji Namaha, Esatto, più o meno. dedicato a Babaji, il maestro spirituale che vive sull'Himalaya, che mantiene il suo corpo da 1700 anni, di cui Yogananda parla nel suo libro Autobiografia di uno yogi. Allora, il primo è Emanuele, prendiamo lui, il primo, quindi il primo che abbiamo detto. E allora, io ringrazio molto e ti ringrazio anche a nome di Paolo perché credo che sia ancora una volta caduto. Ti ringraziamo molto e ovviamente ci auguriamo intanto di averti ancora con noi prossimamente e anche di venire a trovarti, a sentirti dal vivo. Certo, a me ha fatto tanto piacere conoscerti, caro Fabio, sei una persona speciale e ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato la trasmissione, ringrazio Paolo e Hare Krishna. Ciao! Ciao.